First, I must inform Mother Miranda. But later, well, there will be enough for everyone. Udama! Resident Evil Village è finalmente arrivato e mai come in questo caso ci troviamo di fronte a uno dei capitoli più ambiziosi e variegati dell'intera saga. In questa sede però non vogliamo fare un'analisi approfondita del gioco, qui vogliamo rispondere a 5 fra le domande più frequenti che ci avete fatto nelle scorse settimane. Bando alle ciance quindi e cominciamo. Buttatelo via. Togliele le mani di dosso! Ethan. Mai come in questo caso, il termine survival horror è perfetto per rappresentare la nuova produzione di Capcom. Resident Evil Village infatti raggruppa al suo interno elementi presi da tutti i capitoli precedenti della saga. Vi troverete a sentirvi braccati nei claustrofobici corridoi del castello di Mitrescu, così come a ritrovarvi in zone dove saranno l'ansia e la paura dell'ignoto a farla da padrona. Il tutto sempre permeato da quella patina un po' trash e un po' da B-movie che ha sempre contraddistinto la saga. Non mancheranno momenti spiccatamente action, ma saranno sempre bilanciati da un numero di nemici corposo contro un numero di risorse dannatamente ridotto, il che vi obbligherà a studiare l'ambiente circostante per uscirne vittoriosi. Village non è assolutamente da considerarsi un titolo open world, quanto più una produzione che sfrutta in maniera peculiare il concetto di world map o open map se preferite, per garantire al giocatore dei momenti di più ampio respiro all'interno di una progressione che rimane comunque lineare e ben guidata. Come si poteva intuire, osservando il materiale promozionale rilasciato da Capcom nelle scorse settimane, il villaggio rappresenta il nucleo centrale del gioco, un punto di partenza e di ritorno per Ethan ogni qualvolta dovrà recarsi in una delle macro aree presenti attorno a esso. Le sezioni nel villaggio comunque si estenderanno gradatamente con la progressione dell'avventura, offrendo al giocatore l'illusione di trovarsi di fronte a una produzione di più ampio respiro. Non bisogna farsi trarre in inganno però, perché Resident Evil Village rimane una produzione guidata e dal taglio altamente cinematografico. Resident Evil Village è il primo capitolo della serie a porsi come un sequel diretto del precedente episodio. Per questo motivo, il moveset di Ethan non è stato cambiato sensibilmente rispetto al passato, quanto più sono state apportate delle modifiche alla quality of life per rendere meno macchinosi alcuni elementi del gameplay. Uno di questi cambiamenti è rappresentato dalla rinnovata gestione dell'inventario, che ora si suddivide in 4 differenti sezioni, una per le armi, una per le risorse combinabili, una per gli oggetti chiave e l'ultima per i tesori che raccoglierete dai cadaveri dei nemici. Se le sezioni dedicate agli oggetti chiave e alle risorse consumabili ora offrono spazio illimitato, lo stesso sistema non viene applicato al vostro armamentario, ancora vincolato a quel sistema slot presente in tutti i capitoli della serie. Se tutto questo però vi sembra un'eccessiva semplificazione delle meccaniche di gioco, non temete, perché le iconiche casse senza fondo sono state totalmente rimosse dal gioco, obbligandovi quindi ogni volta a ragionare su cosa portare con voi, su cosa lasciare a terra o su cosa vendere al misterioso duca. Questa figura a tratti ambigua non rappresenta solamente il mercante del gioco, ma incarna anche tutta quella timida componente gestionale presente in Resident Evil Village. Sarete chiamati costantemente a recarvi dal duca per capire quale armamentario portare con voi, cosa rivendergli e come potenziare permanentemente Ethan attraverso i piatti che il duca vi cucinerà. Mai come in questo caso possiamo definire Resident Evil Village un netto passo in avanti rispetto al precedente capitolo. Capcom infatti ha preso quanto di buono realizzato con Biohazard e l'ha affinato in ogni sua parte, rendendolo più snello, meno macchinoso e abbandonando alcune meccaniche di gioco eccessivamente legate al passato. In Resident Evil Village i ridondanti micomorfi del precedente capitolo cedono il passo a un circo degli orrori basato sul body horror, creature orripilanti e mutazioni disgustose che cercheranno di farvi provare ribrezzo ogni qualvolta ne avranno l'occasione. Per quanto nella maggior parte delle circostanze vi troverete a fronteggiare Lycan o Ghoul, la capacità di Capcom nel differenziare queste due razze fornisce un ventaglio di nemici talmente differente da non portare mai il giocatore a provare tedio o a percepire una certa ridondanza nelle situazioni. Se poi dovessimo parlarvi degli enormi boss o delle mostruose creature che si pareranno sul vostro cammino una sola volta, allora lì sarebbe davvero la varietà a farla da padrona, mostrando quanto Capcom abbia imparato dagli errori fatti con lo scorso capitolo. Resident Evil Village è indubbiamente una produzione concepita con l'obiettivo di raggiungere le macchine di nuova generazione e lo si può notare da una serie di infinitesimali dettagli che di primo acchito potrebbero non essere proprio evidenti. La nostra prova l'abbiamo svolta su PlayStation 5 e siamo rimasti impressionati dalle potenzialità del re-engine, una risoluzione di 4K nativi, un framerate ancorato a 60 fps,
caricamenti istantanei e la possibilità di abilitare il ray tracing, al costo di un framerate maggiormente ballerino che non scenderà mai al di sotto dei 45 frame per secondo, ci hanno lasciato letteralmente a bocca aperta. Purtroppo il DualSense non è stato sfruttato in maniera analoga a produzioni come Returnal o Astrobot, ma la capacità di simulare il peso dell'arma attraverso le frizioni generate da L2 e la differenziazione dei grilletti con gli scatti generati da R2 hanno dato comunque quella patina di next gen che fa solo che bene a un prodotto del genere. Per quanto riguarda il feedback aptico, purtroppo si limita a essere una vibrazione standard un pochino più sensibile. Invece è impressionante come il Tempest Engine di PlayStation 5 riesca a generare dei suoni in tre dimensioni capaci di avvolgere completamente il giocatore, a patto di avere un paio di cuffie che supportino tale tecnologia. Giunti al termine di questo video, non rimane altro da fare che rispondere all'ultimo importante quesito: a chi consigliamo e a chi sconsigliamo Resident Evil Village? In primis, non possiamo fare altro che consigliarlo caldamente a chiunque abbia apprezzato il capitolo precedente, in quanto Resident Evil Village prende quanto di buono fatto con Biohazard e lo espande, migliorandolo in ogni suo aspetto, creando una produzione solida, non particolarmente longeva, ma dannatamente appagante. Alla stessa maniera però non possiamo consigliarlo a tutti quei giocatori che non hanno apprezzato la deriva verso la prima persona fatta con Biohazard, in quanto Resident Evil Village non è altro che una versione migliorata del precedente capitolo e quindi non in grado di farvi cambiare idea in merito alla prima persona. Per l'analisi completa del gioco vi rimandiamo alla recensione completa presente sul nostro sito, mentre per tutti gli aggiornamenti video sul mondo del gaming l'appuntamento è sempre qua, sul canale YouTube di Tom's Hardware Italia. A presto!